Questo canale deve essere un punto di ritrovo, no? Per tutti gli amanti di tecnologia. Ad esempio, quando avete un problema, la prima cosa che fate è cercare su internet. Ecco, io vorrei che da oggi, quando avete un problema, la prima cosa che fate è andare sul mio canale e cercare un video inerente a quel problema. E da qui a qualche anno spero di riuscire ad accumulare così tanti video da poter rispondere a più problemi possibili. E oggi è proprio uno di quello. Sicuramente l'avete letto nel titolo di questo video e visto dalla copertina. Oggi voglio spiegarvi come cancellare concretamente, nella maniera giusta, le applicazioni dai vostri Mac, iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, tutto. Quindi, per quale motivo faccio questo video? Perché non è così scontato, perché Apple ci insegna che basta trascinare l'applicazione, l'icona dell'applicazione dalla cartella applicazioni al cestino. In realtà non è proprio così, o meglio, sì, però quando si cancellano le app in questa maniera si vanno a perdere dei file che restano all'interno di macOS e a lungo andare vanno ad occupare memoria. Chiaramente non sono file così pesanti se si vanno a cancellare soltanto poche applicazioni, ma se come me vi piace insomma provarne diverse e poi cancellarle, beh, col passare del tempo accumulerete tanti file inutili e perché dobbiamo tenerceli sul Mac? Ecco, quindi io proprio qualche giorno fa ho capito come poter cancellare nella maniera corretta le app dal mio MacBook Pro e proprio per questo motivo faccio questo video. Così, se magari anche voi dovete capire come cancellare al meglio le app dal vostro Mac, niente, potete consultare questo video e uscirne poi felici e contenti. Quindi direi di non perdere altro tempo, ci spostiamo sul Mac e cominciamo subito. Ok, eccomi sulla scrivania del mio Mac e per riallacciarmi a quanto detto prima, Apple ci ha abituati, ci ha insegnato a installare le app in questa maniera, andando nel Finder, nella voce e nella cartella applicazioni, eccola qua, e poi trascinare l'app che vogliamo disinstallare all'interno del cestino. Giusto per fare una prova, vi faccio vedere. Ora proviamo a cancellare TenoShare, anzi no, sì, questa qua, TenoShare Reboot. Quindi la troviamo all'interno della cartella app, la prendiamo e la trasportiamo nel cestino. Ed il gioco è fatto, viene eliminata qui dalla cartella applicazioni e ovviamente viene eliminata anche dal Launchpad, come avete visto in tempo reale. Allora, è giusto fare così, sì, ma fino a un certo punto, perché può capitare, non sempre, ma può capitare che le applicazioni vadano cancellate, sì, però all'interno del Mac restano dei dati superflui di quelle applicazioni. Come risolvere questo problemino? Io ho risolto scaricando questa applicazione che si chiama App Cleaner, è gratuita, potete scaricarla anche voi. Vi faccio vedere, andiamo su Safari e scriviamo App Cleaner download. Non arriva da App Store purtroppo, è il primo risultato. Comunque il link ve lo lascio qua sotto in descrizione. Scaricate l'applicazione da questo pulsante blu e dopodiché, per cancellare un'applicazione, andate ad aprire App Cleaner, ve la lasciate aperta qui da una parte che non dà assolutamente fastidio. Poi andate nel Finder, andate in applicazioni, individuate l'app che volete cancellare, in questo caso Wondershare Revolut, la trascinate dentro App Cleaner, ci sarà questo caricamento e come vedete l'applicazione vi restituirà quanti file andrà a cancellare, quindi è molto molto più esplicativa la faccenda, no? Poi cliccate su rimuovi, si inserisce la password del Mac e il gioco è fatto. Ora vi faccio vedere che se vado nel Launchpad l'applicazione non c'è più. Come vedete, ora facciamo la stessa prova con iMyForAnyRecover, quindi la individuiamo all'interno della cartella applicazioni, trasciniamo dentro App Cleaner. Come vedete, ha individuato 117 MB di file. Facciamo rimuovi ed il gioco è fatto. Uguale, disk drill, la prendiamo e la portiamo dentro App Cleaner. Qui abbiamo individuato 180,4 MB di file, rimuovi.
ed il gioco è fatto. Torniamo sul Launchpad e come vedete le applicazioni sono state cancellate correttamente. Ok, è sparita anche l'ultima app cancellata e come vedete è veramente semplice, intuitivo e veloce. E probabilmente veramente quando andiamo a cancellare le app direttamente, come ci ha sempre fatto vedere Apple, cancelliamo il 100% dei dati, però io con questa maniera sto un pochettino più tranquillo e riesco a vedere effettivamente quanti megabyte vado a liberare. Proviamo a fare una controprova. Vediamo questa applicazione, no? Esaus US Data Wizard. In teoria, se io clicco con il destro sull'applicazione, eccola qua, e faccio ottieni informazioni, mi fa vedere che l'app pesa 161 mega. Se io vado a trascinarla dentro a Cleaner, quanti megabyte di dati trova? Vediamo un po'. 164, quindi in realtà vedete un pochino di più, è proprio questi 4 mega che sarebbero rimasti all'interno del Mac anche dopo aver cancellato questa applicazione. Come detto all'inizio, 4 mega non sono nulla, però cavolo, pensate se andate ad installare tante applicazioni quanti file inutili vi rimangono all'interno del Mac. Quindi secondo me è un'applicazione gratuita, pesa veramente pochissimo, che deve essere sempre installata su tutti i vostri Mac. Bene, per concludere voglio aggiungere che i tutorial saranno una parte concreta di questo canale, infatti ce ne saranno sempre di più, proverò ad essere sempre più veloce nel portarveli, dureranno sempre meno in modo tale da potervi dare la risposta alla vostra domanda, al vostro problema diretta, senza fare giri di parole inutili. Chiaramente questo è un video che introduce un po' questo cambiamento all'interno del mio canale. Tutti i video che avete visto fino ad oggi continueranno ad esserci, top app, top giochi, guide, recensioni, ma i tutorial proprio diretti come questo saranno appunto il fulcro del canale. Quindi spero che il video vi sia stato utile. L'applicazione la trovate qua sotto in descrizione, c'è il link, cliccate, andate, scaricate, installate e poi replicate l'utilizzo come ve l'ho fatto vedere in questo video. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace per supportare il mio lavoro, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete questo video con i vostri amici. Io sono Luca Crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube. Ciao!